ragazzi, io sono Alex. Non urlare, Dio santo. E oggi siamo su Minecraft. No, no, seriamente, tu stai urlando. Davvero? Sì, stai urlando. Io non mi sento, non mi sento che urlo. Ah, fai così. Ok. Stai urlando come un fosse nato. Ah, là. E rifai l'indio santo, è venuto un infarto, mamma mia. Bella a tutti ragazzi, io sono Alex. E io sono Cecce. Oggi siamo su Minecraft. Già, un attimo, io sono il messaggio, Lui non c'è. Non mi notate. Non lo vedrete mai in questo video. Perché è stato bannato dal canale. Non è vero mai nella vita. Mi sono appropriato del canale, adesso lo... non lo so. Lo diamo in beneficio. Quindi hanno messo una taglia sulla in realtà sto facendo lo speciale di Halloween che esce in realtà lui sta montando e quindi fa lo schiavo cileno appunto mentre io cazzeggio su Minecraft con Cece vediamoci da F5 se non c'è un cazzo. Allora, innanzitutto volevamo far vedere le case che avevamo costruito intanto che lui fa accoppiare le pecore. E da che casa cominciamo? Vai dalla tua che così. Dai, dalla mia. Allora, cominciamo dall'entrata, vieni pure. Premessa, la mia... non sono capace a fare case. Sì, ma la mia è proprio una cosa a cazzo, tipo... cazzo sì, di cazzo. Madre, è molto più bella della mia. E si apre la porta. Prova a aprirla tu. Vado di sfondamento. Ok, si è aperto. Allora, cominciamo, questa è l'entrata. Qua c'è una bella... cubo con una lava intorno. Molto sensuale, devo dire. Qua c'è la stanza della meditazione musicale dove c'è un CD e basta. E a noi piace solo quella di musica. Solo musica pop. Qua casse vuote e qua c'è il mio maiale stronzo. Perché è stronzo? Perché lo sa lui. C'era vero dare una targhetta con scritto stronzo. È vero, è quando lo troverò. L'unica che avevo. Vorrei sottolineare che le carni rosse fanno male, né? Solo due volte alla settimana. Ecco, vedi, una volta alla settimana, basta, adesso non puoi più mangiare. Non puoi più mangiare carne rossa, va bene? E proprio vorrei far notare che c'è un golem che si chiama Groom. Ma per questo è il mio golem personale, con miniera incorporata e un carrello che va all'infinito. Ah no, si è perso. Il suo trenino personale. Ah! Si è rotto un tappetino. Comunque la stanza dell'amore della cazzottaggine. Ah, ok. È la stanza di un blocco per due. Con diamante che si chiama essenza di vita. Quella in questa è stata una delle cose porche. Sì, è stata una delle mie scelte migliori di fare questa stanza. Comunque, piano superiore ho messo le librerie con la stanza incantesimi. Qua ci sono casse piene di libri che ho incantato, ma sono tipo a livello bassissimo, non mi servono un cazzo. La mia spada è stata incantata qua. Che bello, sono onorato. Qua c'è una cosa bellissima con la lava sotto e dove c'è l'incudine delle armature. Qui sopra c'è la mia stanza da letto, che si chiama camera da letto, mello. E una piantina delle attrazioni turistiche che troverete in giro per questa mappa. Fantastico, ma c'è anche casa mia, aspetta un attimo, fermi. Sì, certo, ma è fantastico. Ecco, è tutta rossa. Figata assurda. Sono perso. Anche il nostro albero, ma è figata assurda sta cartina. E non l'avevi mai vista? No. Sono casa di Cici, guarda casa di terzo piano. Ah, ok, ecco. Guarda, lì vedete il mio maiale stronzo che, com'è stronzo, fa lo stronzo. E qua c'è il mio letto dove dormo, sì, di solito. Vuoi dormire? Sembra una cosa un po' forda, ma non lo è. Che dormiamo nello stesso letto. La mia che è brutta che è. Questa è la sua. Questa è di Algisius. E questa è di Squid. E poi ci sono le farm e varie cose. Quella di Squid sembra un Pokémon. È vero. Cosa ha detto? È bellissima. Vai, andiamo, vieni a non so che piano era, terzo, quarto, hai già troppi piani la mia casa. Quarto. Che c'è questo che sembrerebbe un portale per il Nether, ma non lo è, bensì è un televisione mega schermo gigante. E questo è un bel divano di pelle bianca, dove ci si può sedere e guardare la TV.
in pace. E una casa vuota. Vogliamo pomeriggio 5, pomeriggio 5. Sopra il mio terrazzo, dove ci sono delle ninfe, è una casa con delle palle di neve. E qua c'è il mio ponticello zen della tranquillità, con delle piante molto zen, molto ermafrodite. No, non so che cazzo ho detto. E sono piante che si rigenerano da sole. Sì, sì, sono ermafrodite, infatti. Venga, venga pure qua. E qua c'è la caduta veloce con lo slime, che è molto divertente perché è sciallo. E qua la scala che si ritira. L'ho fatto anche io con lo slime. Ah, mi è bloccato. Non ho copiato nulla. Non l'hai copiato. Ok, non è ancora finita la mia casa perché c'è il la sotterraneo. La sotterraneo. La sotterraneo. Sia maschile che femminile. E poi passiamo alla tua casa, va bene? Vai, 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 ok. Venga, venga, poi ancora. Passiamo. Venga ancora al sotterraneo. Alle pecore. Sotterraneo, sotterraneo. Si rientra dall'entrata principale. Se mi fa aprire sempre. Ah, posso schiacciare tutti i bottoni e non mi fa aprire. Ah no, me l'ha aperto. Sì. Ok, ecco, apro pure ah, le porte. Vero, ma i tuoi sotterranei sono strabelli. Sì, tipo, ci ho messo un sacco a mettere a sostituire tutti i blocchi qua. Però vabbè. Allora, lì c'è una porta che vedremo alla fine. Qua c'è la polloteca, che era piena di polli. Ma questo tizio qua come in parte me li ha uccisi tutti. Allora, in verità. Oh, è nata subito. Wow! In verità, questa stanza qua faceva laggare così tanto che la chiamavano di casa mia. C'era tipo 300 polli, una roba del genere. E era la polloteca perché, cioè, uno va qua e si diverte insieme ai polli. Però vabbè. Chi non vuole divertirsi nella vita insieme ai polli? Infatti, tutti vogliono. Polloteca da mimo un coglione. Non so perché, però vabbè. Questa invece è la discoteca da pupazzo, perché è piena di pupazzi. Che non so perché da certe parti fa la neve e certe parti no. Però, cazzo mio. Ah, questi bug. Esatto. E pollo nella porta. L'ultima porta, cioè la penultima, c'è il mio Tino, lo zombie cuccioso. Che non gli ho dato la lenta, ma tipo ho preso delle armature, sono andato in giro a cercare uno zombie. Sono arrivato qua, mi sono fatto picchiare qui dentro e l'ho rinchiuso. E mi sono fatto uccidere per uscire. 30 anni per fare questa cosa. Sì, sì, ci ho messo un bel po', però è stato bello perché adesso ho uno zombino tutto per me e farò il mio schiavo. Tanto lo uccido prima o poi. Ultima porta e dopo cambiamo casa. Questo corridoio conduce al mio paradiso dei cani. Ah già, sì. Che ho tipo. Ci ho messo un sacco a trovarli perché sono tipo morto un sacco di volte, ma morendo non ti ritrasporta, non so perché. E quindi dovevo arrivare vivo a casa con i cani. E tipo. Venga, venga pure. A notare che lì non si spostano. Sì, infatti. E ho. Cioè, ho evitato un po' i biomi, i vari biomi, cioè questo non è un bioma. Però cazzo mio. Questa è una stanza chiusa. Questo è tipo i funghi, questo è il nether, col quartz così. E questo è tipo a pianura, con girasoli. E qua tipo acqua, ninfe. E qua c'è la carne, naturalmente fargli produrre e dominare il mondo, appunto. Perché alla fine è quello che devono fare. Adesso prego, portaci a per illustrare la tua casa. Ok. Vi perlustro il mio schifo. Sì, sì, non preoccupatevi, dopo criticheremo le case degli altri. Nei commenti scrivete qual è la più bella. Ecco, scriveteci nei commenti qual è la casa più bella. Oh, oddio. Ecco, sì. Ah, aspetta, adesso mi ricordo. Entro un attimo nel video. Cece mi ha spoilerato che tra poco apre un canale, giusto Cece? Sì, sì, probabilmente sì. Non sono ancora qua. Io non posso sentire Cece, però non allora pensare da sopra se ne ok. Allora, Cece mi hai spoilerato che tra un po' aprirà un canale, giusto Cece? Sì, è vero, è vero. Che spoiler. Probabilmente sì. Quando lo farà,
cosa succede? Gli daremo il massimo supporto. Esatto. E probabilmente inizieremo una serie insieme, non lo sappiamo, però sì, sì, ci terremo tantissimo ad essere molto invitati probabile sul suo canale. Ci terremo tantissimo. Quindi aspetta, tu sei già a casa tua? No, no, sono davanti all'entrata. Ah, ok, aspettami perché tipo mi hai fatto una laggata e ero già fuori. Esco dalla... No, tu adesso non entri più perché questo è il mio video. Giusto, non è il tuo video. Non è il tuo video, non puoi penetrare in questo... Non puoi... Ok, vai, illustraci la casa. Allora, no, qua c'è il red carpet. Red carpet. Ah, questa è entrata bellissima. Cosa c'è? Cosa c'è? Ah, roba caso proprio. Aspetta, ti metti giù un po' di carne marcia e hai un pezzo d'oro perché sono bravo. Sì, ma lì le tenevo solo perché c'è l'eccesso in casa mia e quindi... Ah, e come fai a entrare qua? Ah, c'è la leva. Sì, puoi prenderla anche da fuori. Ok, non ho detto. Quindi questa è l'entrata. Okay. Perfetto, poi qua vabbè ci sono le varie ceste, il letto e così. Mm-hmm. Qua c'è un'entrata, diciamo, coperta dall'acqua. Sì. Dove si passa di qua e si arriva in queste segrete, diciamo, bunker, diciamo la prigione, diciamo. E qua, e ci, mettere, qua, ci, c'è, qua ci metteremo dentro il ghigio quando quando fa il cattivo. Beh, tra l'altro sto girando io, non so perché una volta qua c'erano i creeper, non so che fine davvero si sono estinti. Fia, dove idea di una targhetta. No, non so se i creeper posso mettere l'armatura, ma non credo, quindi mi sa che puoi darmi solo la targhetta. Come si fa a uscire? Figo un creeper con l'armatura. Si fa uscire? Di qua, di qua. Ah, ok. Dietro. Io volevo uscire. Io volevo uscire. Io volevo uscire da sopra. Andrà ancora a modificarlo. Ok. Poi qua, allora, si passa di qua, si cade all'occhio qua, eh. Vedi che tu ce lo fai. Buttati e poi sali subito. Ma non ce la farò mai. Sì, sì, ce la fai. Ok. L'occhio al buco. Ah, ok, qua si va giù. E poi qua c'è tipo, tipo un albero con dentro quarzo e vetro. Per figo, ammirare la bellissima vista sulla palude degli slime. Ah, qua proprio ci si butta a capo dall'acqua. E anche il mio pontile che ho fatto sul fiume. Con la zucca. Questo devo dire che mi è venuto abbastanza bene. Bello. Faccio una chest con il... Ah, guarda proprio con le colonne, bello. Poi scale. Qua c'è un coso con c'è un coso con dentro un enderpearl. Se tu vai sulla pressure plate ti dà l'enderpearl. Una enderpearl. La rimetto dentro. E poi qua c'è tipo la vista su tutte le case. E qua ci devo ancora pensare a cosa farci, cioè sto ancora pensando progetti futuri in corso. E poi qua si può scendere da questa cascata, è tipo un ascensore, ascensore d'acqua e questo torferro fondo e uscire dall'entrata perché c'è. Poi qua aspetta, qua si rientra, rientriamo, anzi okay. No, ti faccio vedere le segrete. E qua allora è tipo uno stanzino più di lì testa, e poi qua c'è la coltivazione illegale di marijuana. Che bella cosa, hai visto la coltivazione illegale di marijuana? Che figo, come hai fatto a mettere la erba? Ah, con le cose forse, col cesoio. Figo, figo. Ma è legale, ma è legale o illegale proprio? Beh, se siete, se hai il permesso, scopriranno, vabbè, banneranno il server. Cazzo. E se non hai il permesso, non so. Vabbè. Potrei dirlo alla polizia. Se vuoi entrare, di prego. Oh, dove sei? Ah, se vuoi entrare da quella porta lì, prego. Perché? Oddio. Non sei caduto. No, oddio, ma che cazzo. Sei pazzo, maniaco. No, sei bastardo. Dovevi cadere. Ti ho salvato. Ma cosa è tutto ammasso di roba? Come si fa a tornare su? Ah, ma c'è un blocco di diamante lì. Qua. Ma qua dove si cade?
Stava cadendo. Ah, si muore proprio. Ah no, cioè. Ah, con dropper con delle frecce. Che mi ammazza. Ma non mi fa niente. Sono immortale. Vabbè, è tutto indiamantato. A sinistra c'è tipo uscita rapida, se qualcuno mi attacchi. O ci sia un'invasione zombie. Uscita rapida da qua sotto. Ah, ok. Si può uscire. Ok. La porta dopo. Poi, e vabbè qua è una cesta con le frecce d'arco. Mm-hmm. Poi tornando su, sì. Su. Qua sono andato a sinistra prima, però si può andare anche a destra. No, no, anzi, prima vi faccio vedere una cosa. Qua c'è una, la terrazza. Poi sì. Se si va giù qua per il buco d'acqua, tu adesso qua ti trovi qua a vedere il fuoco, diciamo, le nostre case, però senza uscire dall'acqua. Ah, okay. Vai qua nell'angolino. Oddio, c'è un buco. Che ti porta a un'uscita, un'altra uscita. Ah, ok. Non si sa mai prendere fuoco la casa. Ho fatto tutte le... Sono previdente. Le precauzioni. Esatto, sono le precauzioni. Vabbè, qua si vede anche la mia barchetta fatta male. Fatta male. Ma c'è un creeper. Vediamo, facciamo a chi riesce a beccarlo. Ah no, è sparito. Ed è spawnato. Facciamo a chi becca lo scheletro. Lo vedi? C'è anche uno slime. Vai, guarda lo slime che sta continuo. Vai, vai. Yes, double kill. Facciamo, mettiamo lo scheletro. Vendi quelli pipì. Sono un pippone. Slime. No, l'ho beccato. Oh, che cazzo! No, scusa, volevo prendere.